di Tresi Taddei Takimiri. Sottovoce lo sapete, è l'appuntamento che chiude il palinsesto della prima rete della RAI. Noi diciamo un modo per conoscere e per conoscersi, percorsi umani e professionali. Quando un giorno, vista l'ora, è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato. Un giorno in più per amare, per sognare, per vivere. La sigla, ci vediamo tra un attimo. Notte alta e sono sveglio. Dice Tresi Taddei Takimiri, L'erede, è il film che la vede protagonista in quanto figlia, che è in giro proprio nelle sale italiane in questo mese di luglio. Ma lei, ovviamente, come abbiamo già raccontato, appartiene ad una grande famiglia, alla famiglia del circo. Le momenti di vita vissuta, come diciamo, Tresi Taddei Takimiri, circense ed attrice. Questa notte è sottovoce. Prima foto, ecco. Questa... Dove siamo qui? È molto, molto ironica. Noi, questo era, è il mio compleanno, 22 anni, e mio papà mi ha organizzato il compleanno in un castello favoloso, con visita al castello, notturna. Altre foto. Questo sono io vicino all'ingresso di un cinema a Cannes, quando sono andata con il film Sangue Pazzo con Monica Bellucci, e lì era appena finita la serata, ero con i miei genitori e una mia cugina e niente, è stata una delle emozioni più forti. Ancora, vediamo. Questo è sul set di Un medico in famiglia, sono diventata la moglie di Ciccio e quest'anno sono riuscita a portare tutta la mia famiglia a Circense, abbiamo fatto delle scene basate sul circo e quindi sono venuti mia madre, i miei cugini, quindi cerco sempre di portare la mia famiglia accanto a me. Questa è gran parte della mia famiglia, le mie cugine per me sono sorelle, le mie zie, in rosso c'è mio papà ed è stata una delle tantissime serate in cui riusciamo a stare insieme. Ancora, vediamo. Questo è mio nipote, Kevin. In verità non è mio nipote, è mio cugino in secondo grado, però siccome le mie cugine per me sono come sorelle, quindi lui è mio nipote. Ed è stato una gioia immensa, lo aspettavamo e lo amo. Ancora, vediamo. Queste sono le mie cugine, era il suo primo compleanno. Io ci tengo tanto, come può vedere, far vedere la mia famiglia, perché io vivo per loro e quindi loro mi seguono sempre. Io vado all'estero, in Italia, loro cercano sempre di essere vicino a me, di stare con qualche cugina. Infatti ogni volta che vado in giro arriviamo una decina di persone, non mi posso portare più nessuno nel setto, però devono venire con me perché io ho bisogno di loro. Quella a sinistra è mia mamma, quella al centro è un'altra mia cugina, però le altre cugine sono dalla parte di mia mamma, questa è la parte di mio papà, si chiama Heidi. E lei mi ha fatto la sorella. Ora è arrivato mio fratello, ma lei le devo tanto. Questo è mio fratello, perché ho assistito al taglio del cordone, alla pulizia, e niente, lui è il mio sogno realizzato, quello ancora più importante. Questo è il padre di mia madre, mio nonno Walter, e in uno dei suoi ultimi giorni, e lui mi ha dato tanto, perché lui era il mio primo fan. Si commuove spesso lei? Spesso, spessissimo. Ci sono altre foto, vediamo se ci sono, ora arrivano, ecco. I due fratemiri al centro. Famoso Takimiri. Famoso Takimiri, che lui è una delle sue ultime foto, e io e mio nonno li ringrazierò sempre a vita per avermi dato i miei genitori innanzitutto, e per avermi fatto percorrere questa vita nel circo. E questa è la copertina del libro della storia di mio nonno, Un uomo, un clown, tante emozioni. Del quale abbiamo parlato. Sì. Questo è il numero che faccio a mio papà, che le spiego prima, il mano a mano. Vede, mio papà sotto, io sono in equilibrio sulle mani di mio papà. La canzone che ha scelto, Tresi, e perché l'ha scelta? Ho scelto 20 anni di Massimo Ranieri, che è la canzone che io e mio papà abbiamo dedicato a mio fratello. E gliel'abbiamo cantata appena nato, appena ce l'hanno dato sulle braccia. Giovanna Bizzarri. La mia vita cominciò come l'erba, come il fiore, e mia madre mi baciò come fossi il primo amore. Nasce così la vita mia,
come comincia una poesia. Io credo che lassù c'era un sorriso anche per me, la stessa luce che si accende quando nasce un re. Una stella, una chitarra, primo amore biondo e mio, con l'orgoglio dei 20 anni piansi ma vedissi addio. E me ne andai verso il destino con l'entusiasmo di un bambino. Io credo che lassù qualcuno aveva scritto già: l'amore mio per te è tutto quello che sarà. Io credo che lassù è meravigliosa, è le parole, la frase in cui dice quando nasce un re, mio fratello è il re di casa. E l'ho aspettato tanto e spero di stargli vicino e dargli tutto come... Come si chiama il fratellino? Trey, sarebbe Tracy senza S. Squillo del telefono, eccolo. Buonanotte, dottoressa. Buonanotte. Tracy, se non fosse nata in una famiglia che ha sempre amato e ha sempre praticato il circo, come sarebbe stata la sua vita? Me la sono fatta tante volte questa domanda, tante, tante, tante. E... Avrebbe fatto l'attrice, forse? No, credo di no. Credo che l'attrice è iniziato tutto, tutto per gioco, perché comunque da piccola non è che potevo capire, ma ora mi sono appassionata a questo mestiere perché... Quindi cosa avrebbe fatto? Non saprei, perché io non riesco a vedere altro mondo migliore del circo, io sono proprio appassionata, io adoro la mia vita. Ma perché lo ha incontrato? Non lo so, da però sempre. Io se non avessi fatto parte di questo mondo, spero che comunque sia qualcuno me l'avrebbe fatto conoscere, perché ne vale veramente la pena. Grazie per essere intervenuta sottovoce, in bocca al lupo per tutto, anche per il suo film L'Erede, che la vede protagonista. Grazie. Noi chiudiamo sempre i nostri incontri, chiediamo all'ospite, si faccia una domanda, si dia una risposta. Tracy a se stessa, cosa chiede e cosa risponde? Io, forse sarà banale, ma come, cosa succederà nel futuro, come lo vedi il futuro? E io voglio rispondere con una frase di una canzone conosciutissima di Battisti, lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, perché la mia vita sta sempre più diventando un sogno, sempre più diventando, anche con l'arrivo di mio fratello, non potrei chiedere altro, spero solamente che nella vita, insomma, riesco comunque a combattere tutte le avversità che ci potranno essere. Ma mi sembra dotata di molto coraggio. I miei genitori mi trasmettono molto coraggio, soprattutto mio padre. Mio padre è una persona unica e mio padre è stato il mio insegnante di vita, ancora più forte che il circo. Grazie ancora a Tracy Taddei Takimiri, grazie a Giovanna Bizzarri, grazie a voi, cari amici della notte di Rai 1, vi aspetto, come ti consueto sempre di notte, sempre su Rai 1, sempre sottovoce. Noi diciamo un modo per capire, per capirsi. Forse anche per capirci quando un giorno, vista l'ora, è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato. Un giorno in più per amare, per sognare, per vivere. Buonanotte.